Fallo girare. Intorno a cosa gira? Una pallina ferma al centro. La Terra. Per 2000 anni l'umanità ha creduto che il Sole e tutte le altre costellazioni girassero intorno alla Terra. Papa, cardinali, principi, mercanti, condottieri, sapienti, mazzaie, tutti erano convinti di starsene seduti nel bel mezzo di un aggeggio come quello. Ma adesso basta, adesso stiamo uscendone fuori, adesso l'evo antico è finito, comincia una nuova era. Galileo nacque a Pisa il 15 febbraio 1564 da Vincenzo, musico per vocazione e mercante per necessità, e da Giulia Mannati, donna intelligente e focosa. Da lei, dice, devo aver preso il gusto d'attaccar briga, ma da lei per certo ho ereditato l'impazienza per la stupidità. Alto, occhi vivaci, carnagione bianca e capelli rossicci, a 12 anni si trasferisce a Firenze per ritornare a Pisa, dove nel 1589 gli è conferita la cattedra di astronomia tolemaica, poco importante e mal remunerata. Da subito mal sopporta l'ipocrisia e la boria di quel mondo universitario e ben presto una crescente ostilità e problemi economici dovuti alla morte dell'amatissimo padre lo costringono a trovare lavoro altrove. Ottiene la cattedra di matematica all'Università di Padova, dove trascorre 18 anni, i migliori di tutta la sua vita. Qual vivacità di ingegni, qual appassionato libero di scorrere nell'operoso e vital clima di quella università. Proprio in questo felice periodo, Galileo si avvicina sempre più all'intuizione copernicana. È la Terra che gira attorno al Sole e non viceversa. E subito bisognava farne partecipe la Chiesa, all'epoca unica depositaria del sapere, perché se la Terra si muove de facto, noi non possiamo mutar la natura e far sì che ella non si muova. Fulmini, saette e molto risentimento anche da parte del pontefice. Gli fu intimato di presentarsi a Roma al tribunale dell'Inquisizione, che lo giudicò fortemente sospetto di eresia e lo condannò. Era il 1633. Fiaccato nel corpo e nello spirito, ma ancora indomito, vestito col camice bianco dei penitenti, lesse la propria abiura. Essendo gravemente sospetto di eresia per aver sostenuto e proclamato che il Sole sta al centro dell'universo e si muove, e che la Terra non stia al centro dell'universo e si muova. E volendo io cancellare dalla mente delle vostre eminenze questo terribile sospetto, qui davanti a voi abiuro, rinnego e detesto gli errori suddetti e le eresie. E giuro che in avvenire non asserirò né a voce né per iscritto simili cose.